Ben ritrovati amici stellari, iniziamo subito con il segno dell'Ariete. Una bella luna molto propositiva per le relazioni ufficiali e per le associazioni vi invita dove riterrete più opportuno a fare pulizia, in maniera profonda e serena e senza esitare. Nelle proprietà condivise è arrivato il momento di chiarire punti decisivi per il futuro. Toro, se un socio mostra troppo interesse al vostro aspetto economico più che alla mission comune, state all'erta. Marte, da qualche settimana dissonante, e Saturno ancora opposto rende difficili rapporti interpersonali e manda segnali chiari. Qualcuno vuole attentare al vostro patrimonio, non siate troppo buoni, prendete le dovute precauzioni. Gemelli, un rapporto di amicizia dà segnali forti di qualcosa, ma che magari qualcos'altro, è arrivato il momento di fare un passo avanti. Non siate troppo sicuri del fatto vostro, dall'altra parte ci sono buone possibilità di riuscita, ma se non farete notare al più presto il vostro interesse, rischiate di perdere una favorevole chance. Battete il ferro adesso che è caldo, cari gemelli, altrimenti finirete sempre con lamentarvi. Cancro, siete arrivati al dunque, una nuova prospettiva professionale vi si propone davanti, i tempi sono già maturi, adesso non vi rimane altro che immergervi in questa nuova avventura che si annuncia favorita. Leone, siete gli unici che potenzialmente avranno tutti gli astri a favore per finire una trattativa, ma prima di fare un passo così importante per voi e per chi vi seguirà, dovrete necessariamente chiudere un rapporto professionale ormai giunto alla frutta. Non sottovalutate questo passaggio e non rinviatelo a dopo. Vergine, il weekend si annuncia colorato, divertente, se ci sarà in programma un viaggio, ebbene sarà consigliabile cambiare itinerario, sarà più soddisfacente e costruttivo per un investimento che a breve vi si proporrà. Incontri interessanti, il cuore sussulta. Bilancia, uscite all'aria aperta, non fatevi prendere dalla noia, ancora qualche bella giornata da spendere per i vostri diletti. Se avete una matassa ingarbugliata da sciogliere, ebbene sì, rinviatela la prossima settimana, i risultati saranno interessanti. Scorpione, aria di tempesta dal fronte lavoro, avete fatto una mossa azzardata e qualche conseguenza da subire vi infastidirà il vostro weekend. Anche nella vita pratica una serie di intoppi vi amareggeranno, magari una multa, una cartella esattoriale sfuggita alla vostra attenzione vi porterà una inevitabile imprevista uscita di cassa. Sagittario, chi aspettava una notizia importante riguardo a una separazione legale o un divorzio sarà sorpreso o sorpresa, poiché arriverà con un certo inaspettato anticipo. Incredulità da parte vostra, sarà frutto di Venere, accelerate i tempi, sarete interdetti ma molto felici. Capricorno, siete quelli che non devono chiedere mai, eppure oggi chiederete, chiederete e continuerete nel chiedere, ma spesso riceverete poche risposte. Vi accorgerete che spesso chi vi punta il dito è il primo a non assecondarvi. Se sarà la famiglia, vi servirà a sollevarvi da qualche senso di colpa di troppo. Se sarà il campo professionale, aprite bene gli occhi, perché forse vi siete fatti una nomina sbagliata. Acquario, non sarà una vergogna ammettere un errore, l'importante sarà accorgersene in tempo e non rifarlo più. Pesci, siate più svegli, sarà pur vero che la luna vi porterà a chiudere quello che non riterrete giusto, ma prima di fare un passo azzardato prendete qualche precauzione, per esempio il settore finanziario, anche se non è il vostro interesse primario, sono sempre i vostri averi, cari pesciolini, tutelateli, il patrimonio personale, oltre che del coniuge, se sarà gestito alla carlona rischia parecchio e voi perderete una sicurezza, regolarizzate una con celerità una traballante economia e se sarà il caso, ebbene sì, interpellate un legale. Un abbraccio stellare da Lucia Arena.